Vediamo ora un approfondimento non necessario per lo svolgimento del problema che mostra una costruzione per disegnare le funzioni composte. La nostra funzione composta è la fem in funzione del tempo che ha questa espressione qua. È una funzione complicata del tempo che non si può disegnare in un colpo solo, però lo si può fare per passaggi successivi. Il primo grafico che disegniamo ha per in ascisse il tempo, quindi la variabile indipendente, e in ordinata l'angolo θ, che è dato da questa espressione, un mezzo alfa t alla seconda. Quindi disegniamo questa parabola, un mezzo alfa t alla seconda, e per ogni istante di tempo che scorre verso il basso, possiamo conoscere, per esempio per questo istante di tempo, possiamo conoscere quanto vale l'angolo θ in quel momento. Finora θ è stata la variabile dipendente, la variabile indipendente è il tempo. Adesso in questo secondo grafico θ diventa la variabile indipendente e noi in questo secondo grafico riportiamo sin θ. Questo è il grafico di sin θ. E in questo terzo grafico, la curva in colore rosso è la funzione composta sen teta, cioè sen di un mezzo alfa t alla seconda, la funzione composta in funzione del tempo. Infatti il tempo scorre verso sinistra e si trova quindi in ascisse, mentre in ordinata c'è appunto sen teta. Il tempo è stato riportato da questa ascissa tramite questa costruzione. Questi quarti di circonferenza è stato riportato sull'asse orizzontale verso sinistra. Vediamo come funziona questa costruzione prendendo un istante qualunque. Per esempio questo istante qua che corrisponde al massimo valore di sin teta. Intanto riportiamo questo istante di tempo sull'asse orizzontale verso sinistra e quindi andiamo a finire qua, questo è il tempo. Poi, attraverso questa parabola, calcoliamo il valore di θ, cioè l'angolo, con la parabola in questo momento, cioè in questo istante. Il valore di θ è questo. Di conseguenza, con il secondo grafico, calcoliamo sin θ, che raggiunge il valore massimo. Questo valore massimo lo riportiamo a sinistra. Ricordiamo che il tempo l'avevamo riportato anche lui nel grafico di sinistra e quindi abbiamo l'istante di tempo e sin teta. Quindi abbiamo il punto C. Adesso facciamo la stessa costruzione, per esempio, in quest'altro istante di tempo che corrisponde a questo angolo teta, calcolato per mezzo della parabola. Quindi questo è l'istante di tempo, questo è l'angolo teta e il punto E è il valore di sin teta, il valore minimo più basso. Lo riportiamo a sinistra nel grafico. E contemporaneamente riportiamo a sinistra anche il tempo che era questo. Il tempo va a finire qua. Quindi questo è l'istante di tempo che combiniamo con il valore dell'ordinata, quindi portiamo giù fino a questo punto E. E abbiamo trovato quindi il valore di sin teta corrispondente a questo istante di tempo qua. Questo. Ultimo esempio. Prendiamo quest'altro istante di tempo, calcoliamo graficamente dove si trova l'angolo e il seno dell'angolo. Il seno dell'angolo è massimo, lo riportiamo qua. Il tempo era questo qui, lo portiamo a sinistra. Quindi questo è il tempo e va a combinarsi con il valore massimo del seno. Ecco qua che troviamo quindi il punto G, eccolo qui lo stesso. Perciò questo valore è il seno dell'angolo corrispondente a questo istante qui. Facendo la stessa costruzione per punti, cioè per istanti, otteniamo che la funzione seno viene distorta secondo questa curva di colore rosso. Vediamo che il periodo si stringe mentre l'ampiezza rimane costante. L'ultima cosa che rimane da fare sull'ultimo grafico è di introdurre l'ampiezza crescente con il tempo, quindi questo fattore moltiplicativo nbs alfa t, che è rappresentato da questa doppia retta che va a modulare questa oscillazione di seno. Ecco che quindi i vari punti a, b, c, d, e così via vengono modulati lungo questo cono
E quindi la funzione, la curva di colore rosso, che era sin teta, diventa questa oscillazione di colore verde, un'oscillazione che ha lo stesso periodo che progressivamente si riduce, lo stesso periodo della funzione rossa, però ha un'ampiezza crescente nel tempo. Abbiamo quindi costruito graficamente per punti questa funzione complicata che è la FEM alternata generata dall'alternatore. Utilizzando due o tre o anche quattro grafici successivi, introducendo progressivamente le varie composizioni di funzioni. Siamo partiti dal tempo, poi abbiamo introdotto l'angolo come funzione quadratica del tempo, poi abbiamo introdotto il seno dell'angolo e infine abbiamo modulato il seno dell'angolo con questa doppia retta crescente.